Ciao ragazze, oggi finalmente faccio il trucco di Merida e quindi vi beccate anche una base bella tosta. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, bacio, bacio. Ho già applicato la crema idratante soprattutto sulle occhiaie perché ce le ho molto secche e questo mi aiuterà a stendere meglio poi i vari prodotti che andrò a mettere sotto gli occhi. Passo subito al primer e vado a metterlo nelle zone dove ho più bisogno, cioè sul naso, sulle guance, sul mento e sulla fronte. Ora vado a prendere un correttore illuminante, questo è di Collection, e vado ad applicarlo dove ho un po' più di imperfezioni, quindi intorno al naso, sulle guance, sul mento, insomma un po' da tutte le parti. E vado poi a sfumare il correttore con la spugnetta di Real Techniques, bella bagnata ma bella strizzata. Ora comincerò pian piano a cercare di coprire le occhiaie e comincio da questo correttore della Collection che si chiama Lasting Perfection ed è il numero 02, cioè no, senza 0, solo 2, Cool Medium, e vado a sfumarlo anche questo con la spugnetta di Real Techniques. Aggiungo anche un po' di Wake Me Up di Rimmel perché è un po' più aranciato e mi aiuta anche questo. Passo al fondotinta e come al solito uso il mio Studio Fix di MAC, Studio Fix Fluid, in tonalità NC15 e lo stendo con questo pennello della Real Techniques, che è quello da fondotinta piatto, che mi piace tantissimo. Ora vado a mettere un altro correttore di Essence che mi aiuterà ancora ulteriormente a coprire le occhiaie. Come se non bastasse, metto un altro correttore, questo è quello più chiaro che ho di Collection, quindi il numero 1, e lo uso anche per illuminare le varie zone, quindi sotto gli occhi, sulle labbra, sulla fronte, sul naso, sul mento. Ora prendo la Beauty Blender, sempre inumidita e ben strizzata, e la uso per andare a fissare il correttore sotto gli occhi. E lo fisso utilizzando la cipria barra fondotinta di MAC, sempre Studio Fix. Ora vado a fare le lentiggini, userò tre colori, questo rossiccio e poi il kit di Essence per le sopracciglia, quindi un marrone più chiaro e un marrone più scuro, e vado a usare questo pennellino da eyeliner e vado a fare vari strati. Faccio prima uno strato con il rosso, poi tampono con la spugnetta e vado a fare altri due strati con gli altri due colori e ritampono con la spugnetta. E ora vado a fissare tutto con la cipria di MAC. La
La stessa cipria barra fondotinta, sempre la stessa, la uso anche sugli occhi e la metto su tutta la palpebra, sia mobile che fissa, perché non andrò a mettere nessun ombretto, perché diciamo che il fulcro di questo trucco è il viso, quindi la pelle del viso e non gli occhi. Ora prendo un correttore e uso questo cosino, come caspita si chiama, lo spoolie, non so come si dica in italiano, e lo cospargo di correttore e vado ad applicarlo sia sulle ciglia inferiori che superiori che sulle sopracciglia, perché ovviamente Merida ha i capelli rossi e quindi anche le sopracciglia e le ciglia rosse, mentre io essendo castana fredda, castana chiara fredda, ho bisogno di fare questo perché altrimenti non riesco a farmi diventare le sopracciglia e le ciglia rosse come lei. Dopo aver fatto tutto ciò, prendo questa diciamo collina barra primer per i glitter di Essence e la vado a mischiare con il rosso che ho usato prima. Quindi scavo un po' il rosso e li vado a mischiare insieme e creo una pappetta che poi andrò a applicare sia sulle ciglia che sulle sopracciglia in modo che diventino rosse. Ora, essendo che mi sono sporcata dappertutto, perché ho pochi peletti, insomma, e quello spoolie era molto grosso, vado a prendere un cotton fioc e pulisco tutto intorno alle sopracciglia. Dopo aver fatto questo, prendo un correttore e un pennellino e vado a ritoccare e coprire, insomma, dove ho tolto il fondotinta. Vado a dare ancora un po' più di definizione con una matita, e questa se non sbaglio è quella di Rimmel, però non ce l'ho sotto mano, quindi sì, ma penso di sì, che è un marroncino però qualcosa di rossiccio dentro, e vado un po' a renderle un po' più spesse, a finirle, a definirle. Passo alle guance e uso questo ombretto che in realtà va benissimo come blush e diciamo che Merida è proprio guanciosa, ha queste guance molto molto rosa, molto corallo, aranciate, e quindi vado proprio ad abbondare. Diciamo che per uscire di casa tutti i giorni io non lo userei così tanto blush, però insomma Merida ha queste guanciotte molto colorite. Vado ad aggiungere anche quest'altro blush più arancione e do un po' più di colore, tanto perché non ne avevo abbastanza. Vado a illuminare e uso questo duo della Bourjois.
e appunto illumino anche sulle guance, sul naso, vado a illuminare parecchio. Come avete visto, non ho fatto contouring perché non mi sembrava che fosse il caso. Insomma, Merida è molto solare, molto questo viso bello rotondo, giovane, e quindi non mi andava di fare nessun tipo di contouring o di usare una terra, quindi illuminante e blush solo. L'illuminante vado a metterlo anche sotto le sopracciglia e nella prima parte dell'occhio. Ora passo alle labbra e faccio una prima passata con il numero 13 di Essence, quelli long lasting se non sbaglio, che si chiama Love Me, e mi aiuto con le dita, e poi passo a Coral Calling, sempre della stessa linea però un po' più corallo, e del numero 01, e vado poi a sfumarlo bene con le dita perché davvero Merida non ha rossetto, però volevo rendere un po' più, diciamo, aranciata la situazione. Quindi il trucco è finito, io spero che vi sia piaciuto, a me piace tantissimo e vorrei essere così tutti i giorni, ma ve l'ho già detto in parecchi video. È un trucco molto carino e non so cosa dire, mi piace tantissimo, viva le lentiggini. Spero che sia piaciuto anche a voi, fatemelo sapere, lasciatemi un commento, spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!